Ringrazio il professore Seri per questo excursus storico, politico, sociale, religioso. Dicevo che la mia relazione, intanto che lui prepara, verte sulla discussione di questo straordinario personaggio che è Yeshua Ben Yosef. E ve lo presenterò almeno per chi ha poca idea di quello di cui dovrò parlare. Ve lo presenterò in una maniera che voi non conoscete, però è una maniera assolutamente affascinante e soprattutto è abbastanza veritiera, perché molto si discosta da quello che ci è stato insegnato, considerando che noi siamo tutti di estrazione cattolica romana. E che ci è stato insegnato, e quindi vedremo questo personaggio sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto. Posso? Sì. Diciamo che in Palestina si parlavano quattro lingue: l'aramaico, si parlava l'ebraico, si parlava il romano e quindi il latino, e si parlava il greco. L'aramaico era la lingua comune, la lingua utilizzata dal popolo. Tra virgolette chiamiamolo il dialetto, mentre l'ebraico era la lingua che si parlava, o meglio, la lingua scritta attraverso cui erano chiaramente scritte tutte le leggi e tutte le leggi, mentre il latino ovviamente era appannaggio dei romani dominatori, mentre il greco era l'inglese, proprio considerato la lingua nobile, la lingua della elite. Quindi Yeshua nasce innanzitutto dalla unione, come ha giustamente detto il professore Seri, delle quattro lettere ebraiche, la Yod, la Shin, la Vav e la Ayin, che è traslitterato da questo nome, Yeshua, che è quello scritto là sotto. Yeshua, in realtà, la traduzione di Yeshua non è Gesù, ma è Giosuè. Giosuè chi era? Giosuè era il condottiero che successe a Mosè quando, durante l'Esodo, Mosè morì e lui portò a compimento questa traslazione del popolo ebraico nei famosi 40 anni, dall'Egitto fino alla terra promessa. Yeshua viene diviso in due parti, Yeh e Shua, che hanno il significato di Yeh forza e Shua salvezza. Quindi Giosuè era forza ed era salvezza. La Shin è la lettera, la seconda lettera, sempre partendo da destra, perché ovviamente l'ebraico si legge da destra a sinistra, è la lettera che simboleggia il fuoco. Quando la Shin va verso l'alto, quindi perché il fuoco va verso l'alto e quindi va verso la divinità, rimane la parola Yeha, e quindi Yuah, e questo era il primo suono, la prima vibrazione della parola Gesù, che poi attraverso il latino, attraverso l'inglese, attraverso Jesus, oggi è stato così erroneamente tradotto in Gesù. Quindi c'è tutta una storia dietro questo nome, ma in realtà il nome di Gesù non corrisponde al personaggio di cui noi abbiamo parlato. Ma in realtà questo personaggio non va avanti. In realtà questo personaggio che io chiamerò Yeshua Gesù, tanto per poterci intendere, per unire le denominazioni date, chi era?
era un dio mitologico, era un superuomo, era un dio uomo, era un messia, era un Christos. Chi in realtà è questo personaggio che al giorno d'oggi viene così diffusamente prodotto, così diffusamente parlato, così diffusamente preso come esempio di una religione che ormai da 2000 anni a questa parte si è accaparrato il consenso di perlomeno 2 miliardi di persone. Oggi si dice che il cristianesimo ha 2 miliardi di adepti, di Yeshua. Gesù era un dio mitologico, probabilmente stando a quello che ci dicevano gli stoici, a quello che ci dicevano gli epicurei, che lo avvicinavano molto ad uno dei tanti dei giovani, come Dioniso Bacco, come Baal, come Adone, ma sicuramente non è un dio di questi. Allora questo Yeshua Gesù chi era? Era un superuomo, un uomo dotato di capacità straordinarie, un mago, un taumaturgo. Beh, forse lo era veramente, ma non dal punto di vista nostro e da quello che noi intendiamo con la parola mago. Era sicuramente qualche cosa di più. Allora, Yeshua Gesù era un dio uomo? Sicuramente sì, perché per la religione cristiana lui non era altro che una delle parti, cioè, della Trinità, quindi lui era contemporaneamente sia un uomo sia anche un Dio, ma era anche un Messia, era anche un Messia. Ma con la parola Messia che cosa si intende? E qua cominciano a spuntare le prime divergenze. Il Messia non è un Dio, il Messia è un uomo che viene scelto da Dio perché è l'uomo delle grandi capacità, attraverso cui il Dio può donare la salvezza all'umanità. Perfino la dottoressa sicuramente me ne potrà dare atto, Maometto era un messia. Quindi, ma Maometto non era chiaramente Allah. E la stessa cosa noi dobbiamo considerare parlando di Yeshua. Yeshua non era assolutamente un Dio. E infine il Christos. Ma questo Christos che cos'è? Questo Christos è la parte cristica, cioè la parte spirituale, la parte extrasensoriale che viene donata dalla divinità a questo Messia, l'unzione. Viene dato un potere particolare, un potere sacerdotale trasmesso direttamente dal Dio all'uomo che lo riceve. Quindi sicuramente Yeshua Gesù era un Messia Christos. E questo è un primo spartiacque tra il cristianesimo delle origini e il cristianesimo post-paolino. Dico cristianesimo post-paolino perché la religione cristiana non nasce con Gesù, perché in realtà Yeshua Gesù non ha mai parlato di una nuova religione, non ha mai predicato qualcosa di nuovo. Lui predicava le scritture ebraiche. È stato poi San Paolo, con le sue lettere, con le sue dottrine, ad infondere, ad inculcare, a fare nascere la religione cristiana. Si vengono così a formare due chiese contrapposte, una chiesa spirituale, una chiesa gnostica, una chiesa pneumatica, dove prevalgono sia la tradizione che la conoscenza, e questa è sicuramente una chiesa esoterica, cioè una chiesa propria dello spirito, alla quale si contrappone la chiesa esoterica, quindi una chiesa pistica o psichica, dove il dogmatismo e la fede prevalgono rispetto all'altra chiesa. E quindi abbiamo due chiese fondamentali, una pietrina e una giovannita. La prima, giudaico-cristiana, che è una chiesa visibile, una chiesa materiale, che è la chiesa che oggi corrisponde a Santa Romana Chiesa, quindi la chiesa del Vaticano, ecco, tanto per intenderci il Vaticano. Ma poi c'è anche la chiesa giovannita,
la chiesa esoterica, la chiesa ellenocristiana, che è una chiesa interiore che viene costruita da noi nel nostro proprio, nella nostra propria anima, quindi una chiesa assolutamente spirituale, personale ed invisibile. Quindi a questo punto, Yeshua Gesù era un uomo o era un Dio? Per rispondere a questa domanda non ci sono né congetture e nemmeno chissà quali arzigogolati pensieri. Basta soltanto andare a leggere e ad interpretare i Vangeli. E allora, come noi sappiamo, il Concilio di Nicea nel 325 d.C. approvò quattro Vangeli, tutti gli altri diede ordine di bruciarli, di nasconderli, di strapparli, di farli scomparire. E di questi quattro Vangeli, tre Vangeli sono sinottici e poi c'è un quarto Vangelo, che è quello di Giovanni. I primi tre Vangeli sinottici, che sono il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo, sono dei Vangeli che esclusivamente raccontano la storia di Gesù come dei fattarelli. Tra l'altro sono molto simili, conseguenzialmente, difatti si chiamano sinottici per questo, seguono un loro criterio, un loro percorso, mentre il quarto Vangelo, quello di Giovanni, è veramente il Vangelo dottrinale, il Vangelo filosofico, il Vangelo tra le cui righe bisogna leggere e sapere leggere la verità e la conoscenza. E allora, se noi andiamo a vedere il primo versetto, Giovanni 5:30, ho scelto questi tre. Giovanni scrive: io non cerco di realizzare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che mi ha inviato. Allora, stiamo molto attenti a questo. Se Yeshua Gesù fosse Dio, che motivo avrebbe di inviare un'altra persona se lui già era lì presente, era se stesso? Quindi questa è una prima riflessione. Seconda riflessione. Gesù disse a Maddalena: vai verso i miei fratelli e di loro che io salgo verso il Padre mio e il Padre vostro, verso il mio Dio e il vostro Dio. Qui c'è una concezione importante della parola Padre. Quando parla Gesù nei Vangeli e parla del Padre, non è che parla direttamente del suo Dio, parla del Dio di tutti. Quindi il Padre, altri non è che il Dio universale, il Dio che è appannaggio di tutti. Non è soltanto il suo Dio, ma è quel Dio che universalmente viene accettato da tutti. Ed è soprattutto nel terzo versetto che noi riusciamo a capire la grande differenza che c'è tra Yeshua Gesù e Dio. Quando c'è scritto: voi cercate di uccidermi, qui Yeshua Gesù si rivolge ai suoi aguzzini e dice: voi cercate di uccidermi, io che sono un uomo, che vi ho detto la verità che ho appreso da Dio. Se lui stesso fosse stato Dio, non avrebbe avuto nessunissimo motivo di parlare per interposta persona, avrebbe parlato in prima persona. Quindi già dal Vangelo di Giovanni, e questi sono tre dei tanti versetti che si possono ovviamente leggere, si può facilmente intuire che Dio e Gesù non sono assolutamente la stessa persona. Cioè, e andando avanti, anche in altre parti della Bibbia si legge questa differenza. Per esempio, lì sopra, nel primo di tutti, San Pietro in Atti 2 dice: Gesù di Nazareth è stato un uomo inviato da Dio fra voi. Dio stesso fece miracoli, prodigi e segni tra di voi per mezzo di lui. Quindi questo che cosa significa? Se Yeshua Giuseppe fosse stato veramente Dio, non avrebbe avuto bisogno che sia stato Dio stesso a dirgli quello che doveva fare, lo poteva fare direttamente. E anche il secondo, vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Quindi queste sono tutti dei versetti che ci fanno effettivamente capire che noi parliamo sempre di due entità, di cui una umana, che è Yeshua Gesù, e quella divina, che è Dio. Allora si creano due Yeshua Gesù diversi, uno
che è il Cristo mistico, che è il Cristo del Vaticano, il Cristo di Santa Romana Chiesa, e l'altro è un Cristo diverso, è il Cristo cosmico, il Cristo trascendente, il Cristo spirituale. Io sono la via e la verità e la vita, nessuno arriva al Padre se non tramite me. E queste sono delle parole veramente eccezionali, perché Giovanni ci dice che è grazie al Cristo che si può raggiungere la salvezza. E questo serve anche da spartiacque per quello che è inteso il cristianesimo e quello che intende la gnosi. Sono due cose completamente diverse, guardate. Il cristianesimo ci fa raggiungere la salvezza tramite il sacrificio di Gesù. Gesù sulla croce, Gesù muore, allora noi ci salviamo perché Gesù è morto. La gnosi invece dice una cosa diametralmente opposta. Gesù, e quindi Yeshua, viene sulla terra, è venuto sulla terra, non per sacrificare se stesso, ma per insegnarci il metodo attraverso cui noi possiamo raggiungere la nostra salvezza. E il limite fra queste due grandi correnti è uno dei dogmi, delle dottrine della Chiesa, che è la transustanziazione. La transustanziazione è tanto diciamo per capirci, per essere semplici, la trasformazione, diciamo così, del sangue e del corpo di Cristo in pane ed acqua, o quantomeno, meglio al contrario, il pane ed acqua che si trasformano in sangue ed in vino. Quando noi intendiamo come cattolici che ci accostiamo a prendere questa Eucaristia e quando noi assumiamo il pane e il vino, in quel momento noi ci stiamo mangiando il corpo del Cristo e bevendo il suo sangue. In quel momento noi stiamo facendo un atto teofagico, cioè noi stiamo mangiando il Dio. E questo ci riporta sicuramente alla religione antesignana del cristianesimo, che era il mitraismo. Nel mitraismo proprio si uccideva il toro e si mangiava la carne e si beveva il vino, e si beveva il sangue, proprio per questo motivo. Nella gnosi questo non avviene. Nella transustanziazione della gnosi noi non mangiamo, ma noi riceviamo lo spirito divino, che è una cosa completamente diversa. Quindi lo spirito divino noi lo troviamo nel pane e lo troviamo nel vino, tant'è che durante le celebrazioni gnostiche si beve il vino bianco, non si beve il vino rosso, proprio per questo motivo. Quindi questo è sicuramente un concetto fondamentale per quello che riguarda la differenza fra il cristianesimo di Santa Romana Chiesa e il cristianesimo gnostico. A questo punto noi parliamo, quando appunto si discute di passaggio spirituale dall'alto verso il basso, quindi da Dio verso l'uomo, parliamo di trascendenza. Cos'è la trascendenza? La trascendenza è un'esperienza ultrasensibile, perché non è cosa di ogni giorno, ovviamente, ricevere una spiritualità così alta. È una percezione spirituale, perché noi la presenza del Dio la dobbiamo sentire dentro di noi. È un'entità al di fuori, al di sopra della realtà umana. Cioè, se noi ci pensiamo, non è così facile poter immaginare questo spirito divino che entra dentro di noi. Ed è qui perché questo travalica la nostra coscienza. Molto bella quella riflessioni che ha fatto Mary Ann Grandin, che era una diplomatica statunitense, ambasciatrice al Vaticano. Lei disse: l'uomo è una creatura fatta di desiderio, e il desiderio è trascendenza, e ci mette in relazione con il tutto, quindi ci mette in relazione
con l'universalità divina. Allora questa trascendenza come è avvenuta? Quando è avvenuta? C'è stato un primo momento, un primo movens di tutto? Sì, il primo movens è stato nel momento in cui Giovanni il Battista battezzò Gesù, lo battezzò sul Giordano. La religione cattolico-cristiana, Santa Romana Chiesa, ci dice che il battesimo avvenne nel fiume Giordano. Giovanni Battista prese dell'acqua, lo versò sul capo di Gesù e lo battezzò. Quindi questo è un battesimo di acqua, quindi un battesimo purificatorio, perché poi alla fine i bambini quando nascono vengono battezzati, vengono purificati e vengono così liberati da un peccato originale. Cioè, quest'altra storia è il peccato originale. Comunque, vengono liberati da questo peccato originale, ma finisce lì. Ma in realtà Yeshua Gesù sul Giordano non ricevette un battesimo d'acqua, quantomeno lo ricevette perché si purificò, ma ricevette un battesimo di fuoco. Perché in quel momento lo Spirito divino scese direttamente su di lui e albergò nel suo corpo. Dico albergò perché la parola incarnazione non esiste da nessuna parte, è soltanto una parola che noi utilizziamo tanto per farci capire che uno spirito, un qualcosa entra in un altro corpo. Ma noi nel momento in cui parliamo di spirito, di spiritualità, non parliamo di incarnazione, parliamo di accettazione da parte dell'individuo di qualche cosa veramente di straordinario, di qualcosa veramente di metafisico. Tant'è che anche Luca, che ha scritto uno dei Vangeli sinottici, dice: io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con il fuoco. Quindi questa non è soltanto una congettura nata così, uscita dalla tasca, è una congettura scritta in un Vangelo non dottrinale, come quello di Luca. Da questo punto, questo fuoco, in sostanza, che cosa è? Che genere di fuoco è? È il fuoco divino che corrisponde al principio cristico. Il principio cristico è sicuramente questo grande mezzo che unisce Dio all'uomo. E nel momento in cui l'uomo riceve questo principio cristico, diventa anche lui, egli stesso diventa Cristo. E quindi nasce la dottrina del Cristo pneumatico, che è la presenza trascendente del Dio in colui che lo cerca, cioè noi dobbiamo andare a cercare Dio. Non deve essere Dio che cerca noi, dobbiamo essere noi a poterlo fare. E qua entra un discorso ancora più complesso, ma contemporaneamente anche molto semplice ed intuitivo. Noi utilizziamo il concetto filosofico spinoziano, quindi di Baruch Spinoza, che parlava di natura naturans e di natura naturata, cioè parlava del principio uno, del primo principio, del principio creatore di Dio, l'immanente, colui che ha creato tutto l'universo, il tutto. E basta, già dicendo il tutto si dice tutto, e poi la natura naturata, cioè la risultante di quello che lui fece, che in questo momento noi consideriamo l'uomo, l'umanità tutta, che attraverso Yeshua Gesù riesce a ricevere questo principio cristico che ovviamente aumenta la spiritualità interiore dell'uomo. E tutto questo discorso si va a simboleggiare in quel segno di là, che è il monogramma cristico. Nel monogramma cristico, Santa Romana Chiesa ci dice che il monogramma cristico è formato da due lettere greche, la chi e la ro, che sta per Cristo, ma non è così. Quel simbolo è un simbolo estremamente importante. Guardate, il cerchio
Il cerchio rappresenta la simbologia, è la simbologia della universalità, dell'universo, della spiritualità al massimo grado della concezione umana. E dentro questa grande spiritualità c'è l'omega, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E poi quelle due cose non sono la chi e la ro, ma sono la croce. Quella è la croce di Sant'Andrea, perché era quella che si utilizzava quando si dovevano martirizzare i cristiani. E quella di Lana nella Roma è una P, che sta per Pira, che sta quindi per fuoco. Questo ci sta a dire che tra il principio e la fine, il sacrificio dell'uomo ha sprigionato un fuoco divino che poi alla fine giunge per completare questo cerchio, questo grande cerchio universale. E allora a che serve tutto questo discorso? Serve ad alimentare la scintilla divina. La scintilla divina è quel piccolo frammento di divinità che è presente in ciascuno di noi. Noi già nasciamo con la divinità dentro di noi. Possiamo sopprimerla. Quindi bruciarla è finita, faremo una vita sicuramente non consona a quelli che sono le normali leggi divine, ma possiamo anche aumentarla. La possiamo aumentare nel momento in cui questo principio cristico che noi riceviamo serve per aumentare questo fuoco. Quindi è come se mettessimo benzina in questa fiammella, che a un certo punto ci prende tutti e aumenta considerevolmente la nostra spiritualità. E quindi noi uomini, da uno stato bestiale, animalesco, passiamo attraverso uno stato mentale ad uno stato spirituale, che poi corrispondono a quei tre stati di cui il famoso vescovo Gnostico Valentino aveva sempre classificato l'umanità in ilici, psichici e pneumatici, cioè in uomini praticamente animali, cioè uomini sopraffatti dalle pulsioni e dalle passioni, con degli uomini psichici in cui la mente cominciava a fargli cambiare questo stato di cose per poi poter arrivare allo stato spirituale di pneumatico, che è lo stato superiore, quello che ci fa diventare quasi degli uomini perfetti. E allora in tutto questo si viene a creare una evoluzione spirituale da parte dell'uomo e dai diversi livelli, partendo dal corpo fisico, il nostro corpo astrale, che è il corpo del quale siamo dotati fin dalla nascita. Acquisiamo, grazie all'aumento di questa scintilla divina e all'aumento della nostra spiritualità, noi saliamo di dimensioni, andiamo a dimensioni superiori che ci fanno sicuramente arrivare ad un piano esoterico, fino ad arrivare a quel corpo di luce importantissimo che è per noi e che corrisponde alla nostra illuminazione. E soltanto nel momento in cui noi riusciamo ad essere degli illuminati, soltanto in quel momento noi potremo ottenere la nostra salvezza. Quindi, concludendo, l'uomo è fatto di materia ed ambisce ad arrivare allo spirito, ma per poter passare da questa dimensione così bassa a quella superiore massima, dobbiamo sicuramente evolverci, dobbiamo evolvere coltivando la nostra anima, coltivando la nostra mente. E come la possiamo coltivare? Con la conoscenza. Se noi non abbiamo la conoscenza di quello che siamo, se non abbiamo la conoscenza delle cose, se non abbiamo la conoscenza di Dio, non potremo mai raggiungere quello stato di illuminazione in cui tutti agogniamo. Io vi ringrazio.